Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Eccoci, ritroviamo questa sera insieme e desideriamo dire al Signore quanto è grande, quanto siamo piccoli e quanto mistero d'amore ci ha manifestato Gesù offrendo la sua vita per noi. Doveva stare qui a presiedere questa Eucaristia Sua Eminenza il Cardinal Menichelli, Edoardo, Arcivescovo di Ancona, ma malattia, ieri mattina mi è stato notificato, non era nelle condizioni fisiche di poter venire. Gli mandiamo un saluto, gli diciamo ugualmente grazie e gli auguriamo che possa svolgere la sua missione di sacerdote, di vescovo, di cardinale, quindi consigliere della Chiesa Cattolica nel migliore dei modi. E qui spiritualmente presente anche il nostro arcivescovo, che aveva preso tanti impegni durante questo mese di prima di novembre e poi di dicembre, e quindi non ha potuto venire. Ma fratelli miei, ci siamo noi con la nostra fede. Ci sono i fratelli nostri che sono nelle case, con le loro sofferenze, col tormento che magari li accompagna nella propria vita, nel desiderio di condividere il sacrificio redentore di Cristo. E alla luce di questa verità sublime, mentre ringraziamo il Signore per averci offerto il preziosissimo sangue di Cristo e la Sindone ne è testimone, che abbia pietà per noi e perdoni le nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Preghiamo, o Padre, che nel sangue prezioso del tuo unico Figlio Gesù hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché celebrando questi santi misteri otteniamo sempre i frutti della nostra redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo.
In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose insieme e disse: tutti i comandi che ha dati il Signore noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi si alzò di buon mattino e costruì un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte. Ho sperato, nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa, allora ho detto: ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel profondo del mio cuore. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Signore Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato le nostre colpe nel tuo sangue. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quella sera Gesù se ne andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro, quasi un tiro di sasso, e inginocchiatosi pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia,
ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. E parola del Signore. Ed ora sedete tranquilli, sedete perché il Signore ha piacere che nel vostro cuore nascano delle riflessioni luminose per la vostra vita e per la vita sociale. Stiamo per vivere intensamente il momento nel quale benediciamo la sindone, la copia della sindone che abbiamo nella nostra Chiesa. Invito il Cavaliere a venire qui vicino a noi. Prego, Cavaliere, prego. Venite. Cavaliere, venite. Eccoci. Dunque, prepariamoci il cuore nostro al dispiegarsi di questo telo e poi alla benedizione che daremo. Vorrei proprio che fosse pieno di commozione per dire a Gesù grazie. Il telo. Darete un applauso a Gesù perché se lo merita. Un po' di pazienza. E questo è il momento più toccante. Qui, in diretta dalla chiesa di San Pietro in Sant'Antonio di Vasto, viene scoperta la quinta copia fedele della Sacra Sindone, che resterà per sempre in questa chiesa come momento di solennità, mentre suonano le chiarine e le trombe, quasi a mantenere un legame con l'Antico Testamento e con i suoni dell'aria che arrivano fino a Dio. Ed ora eleviamo insieme la nostra preghiera. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Ti benediciamo, Padre Santo, nel tuo immenso amore verso il genere umano. Hai mandato nel mondo come Salvatore e primogenito tra molti fratelli il tuo Verbo eterno, fatto uomo nel grembo della Vergine Purissima, in tutto simile a noi fuorché nel peccato. Tu ci hai dato in Cristo il modello perfetto della santità. La Chiesa lo venera bambino e in lui, piccolo e fragile, adora il Dio Onnipotente, contemplando il suo volto, scorge la tua bontà. Ricevendo dalla sua bocca le parole di vita, si riempie della tua sapienza, scoprendo le insondabili profondità del suo cuore, si accende del fuoco dello Spirito effuso sui suoi figli. Guardando, ed è il caso proprio che diate uno sguardo particolare alla sindone, guardando il suo corpo piagato, venera quel sangue prezioso che la rende pura e santa, esultando per la sua risurrezione, pregusta la gioia delle nozze eterne. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra immagine, anche nel futuro abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, e dopo aver portato l'immagine dell'uomo eterno, rispecchino finalmente. Che bello sognare questo e realizzarlo, rispecchino finalmente quella dell'uomo celeste. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce nella nuova Gerusalemme.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora benediremo con l'acqua santa e con l'incenso questa meravigliosa immagine che resterà patrimonio di questa Chiesa. Di San Pietro, ma anche per tutti i fedeli che da oggi potranno vivere questo momento. Ogni volta che lo vorranno potranno accostarsi ai piedi della Sindone e pregare. Stasera sono spezzate dal dolore e dalla malattia, ma freme nel nostro cuore un gesto di amore riconoscente proprio a Gesù.
Evviva Gesù! Evviva Gesù! Evviva Gesù! Evviva Gesù! Vita, 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 vita. Ed ora sedete. Povero prete, un po' stanco e debole, sedete, sedete, sedete. Sta qui a salutarvi per dire che le nostre debolezze devono essere cambiate in una forza morale che incide nella vita nostra personale e nella vita sociale. Miei cari fratelli, insieme con voi, popolo di Dio, debole, bisognoso, povero, ma ricco nel cuore da una fede profonda, siamo qui a dire che le cose grandi nascono dalle cose più piccole. Stasera, dinanzi all'evolversi della situazione che c'è stata in queste ultime ore, lasciate che vi dica che il Gesù di Nazaret, che contempliamo sofferente, morto, ma anche risuscitato, ha avuto le origini in una casa grotta, la casa di Nazaret. È esplosa la vita in un luogo dove il silenzio era sovrano e il buio era intorno, la grotta di Betlem. Si è fisicamente spenta sul Monte Calvario, in quegli oltraggi insultanti che contro di lui sono stati rivolti dalla folla e da quanti hanno gioito, soprattutto tra i farisei, della sua morte ingloriosa. Ma è stata la morte gloriosa. Questa sindone ha avvolto il corpo di Gesù quando è stato deposto, non questa, la copia originale, quando è stato deposto dalla croce. E i segni che appaiono, è vero che sono i segni di un corpo logorato dal dolore e dalle sofferenze, flagellazione, coronazione, spada che trafigge. Ma è vero anche che il telo, il quale all'alba della domenica di Pasqua ha assistito, ha vissuto, pensate, ha assistito e vissuto all'esplosione della vita che è partito proprio da lui. Luce della storia, luce del tempo, luce dell'eternità. Motivo di tante speranze, miei cari fratelli. Ecco, la cosa piccola che diventa grande e la storia racconta il trionfo di Cristo in tante situazioni. Io stasera vorrei invitare prima di tutto me e poi anche voi a dire grazie a questo amico dell'umanità che porta il nome di Gesù, il Salvatore. Ti ringraziamo Gesù, grazie Gesù, grazie per quello che hai sofferto, grazie per quello che hai sentito nel cuore, grazie per il poco che ci hai detto nelle 7 parole sul Calvario, grazie perché sei risuscitato. Ringraziare Gesù, ma come ringraziarlo? Questa sindone, questa immagine della sindone che vedete è il segno evidente di una vita che riprende. Cosa vorremmo noi? Io vorrei una cosa soltanto, soprattutto questo. Vorrei che nei nostri cuori ci sia la sindone vivente. Anche quando nel tempo tanti certamente passeranno a darle un saluto,
vogliono ricordare che questa sindone intela delle stesse dimensioni della sindone che è a Torino, custodita nel Duomo di Torino ed ogni tanto solennemente esposta, che questa sindone, da questo telo, sapete dove deve stare? Nei nostri cuori, nel mio cuore, nel vostro, nei vostri. E che sia una sindone vivente e operativa, cioè ci sia in me il volto, il cuore, l'amore di Cristo, che però si esprime nel quotidiano della mia vita, della vostra vita, nella gioia e nel dolore, nel momento estasiante in cui c'è l'applauso osannante nei vostri confronti o nei miei, ma anche nell'ora in cui le tenebre si addensano e provocano stanchezza, ribellione, noia, riluttanza. Perché tutto questo accade? Vorrei che fosse la sindone vivente per voi malati che state pregando con noi, che si esprima attraverso il vostro sudore faticoso, le vostre notti insonni, il vostro girarvi e rigirarvi, il vostro modo forse scomposto anche di muovervi perché sentite stanchezza e ribellione. Vorrei che fosse sindone vivente nel cuore delle mamme e dei papà, traviati e preoccupati per l'andamento della propria famiglia, o forse di questo o di quel figlio, o di questo o quel nipote. Io vorrei che fosse questa sindone vivente presente nel vostro mondo del lavoro, quando andate in azienda, quando andate in un ufficio, quando andate a svolgere in qualche maniera il vostro lavoro per partecipare all'andamento della vita sociale. Vorrei che ci fosse proprio questa sindone vivente a voi che trattate il pubblico, amministratori, politici, sindacalisti. Ricordate che la vostra vita non può essere la poltrona comoda con cui garantite uno stipendio e un reddito più abbondante rispetto agli altri, ma sia veramente concepita la vostra vita come un servizio ai vostri fratelli, come lo è stato di Gesù. Siamo sindone vivente e operativa. Vorrei forse che fosse anche una sindone missionaria. Una sindone cioè che si porta nelle case, negli uffici, nel lavoro, nel campo, nel luogo del divertimento, dovunque sia. Perché noi cristiani, ricordiamocelo francamente, miei cari fratelli, noi cristiani siamo chiamati a che questa ricchezza interiore di un Cristo sofferente e risorto, che è presente nel nostro cuore, sia reso presente nella nostra società. I nostri parlamenti hanno bisogno di scaldarsi del suo cuore. I luoghi dei nostri incontri, dei nostri dibattiti, devono essere i luoghi in cui si cerca la verità. Si cerca e si annunzia la giustizia, si cerca e si annunzia e si vive la carità. Potrà accadere questo? Certo. Non certo per le nostre capacità, per le vostre capacità, per le mie, tantomeno, ma per la potenza di questo Cristo sofferente, appassionato,
morto ma anche risorto. È il miracolo di una società che possa veramente cambiarsi, nonostante tutti l'uridume che c'è, la putrefazione che avanza, la frana di tanti valori morali, potrà ancora risorgere a nuova vita. Ma non perché ci siamo noi uomini missionari, non perché ci siamo noi sacerdoti attenti, non perché ci siete voi mamme, papà zelanti, operai generosi, ma perché la nostra povertà umana, la nostra debolezza umana diventa lo strumento, la bacchetta quasi magica di un mondo che può tornare a respirare e a godere. Credeteci, crediamoci. Lasciate che vi dica che ogni volta che vi passo nella mia mente la promessa della Madonna, alla fine il mio cuore trionferà, io dico, ma com'è questo è possibile dinanzi a questa valanga, a questa congerie di male che è presente e avanza nella società di oggi, sciupando, gettando all'ortica tanti valori? Certo, umanamente parlando, devo dire a me stesso, e voi certamente lo dite ugualmente con me, non è possibile. Invece, ecco la fede di questa sera che vorrei fosse intensa ed espressa dal vostro cuore. Invece è possibile, quando Dio vuole, la forza del suo amore è capace di travolgere ogni ostacolo che c'è e tutte le cattiverie che sono presenti nella società di oggi. Questa sindone, vi ricordi l'infinita misericordia di un Dio innamorato degli uomini? E allora noi che ci sentiamo così in difficoltà, abbarbichiamoci a Lui, al Signore, stringiamoci a Lui, baciamo il suo cuore come l'ha baciato Giovanni la sera del Cenacolo, giovedì santo, prima ancora che avanzasse la notte terribile di Getsemani. Stringiamoci a Lui. Vedrete che quel che non è accaduto è quello che è impossibile alle capacità umane, alle forze umane, alle organizzazioni umane, diventerà possibile e reale, e ne godranno gli uomini del nostro tempo, non lo so. Alla fine, dice la Madonna, il mio cuore trionferà. Miei cari fratelli, ce l'avete un cuore? Ce l'abbiamo un cuore? O dobbiamo vincere soltanto i nostri capricci? Avete il desiderio di un mondo che si rinnovi? Avete il desiderio che tante cose cambino, che i vostri figli possano avere quello che oggi non hanno perché i valori li abbiamo distrutti, che i vostri nipoti possano sperare in un avvenire diverso? E allora abbiamo fede. La fede in questo Cristo sofferente, appassionato, colpito a morte, ma anche risuscitato. Questa sindone ci lasci nel cuore questa certezza e questa speranza. Io vorrei, chiudendo queste poche parole, vorrei che questa sindone che ci è stata offerta dall'Associazione dei Cavalieri della Spada possa essere, ogni volta che la guardiamo, un motivo di impegno, di vita, di speranza. Vorrei che fosse veramente come un punto di partenza, sapendo bene, miei cari fratelli, che quello che è impossibile agli uomini diventa possibile a Dio.
Quante volte lo stellino si è permesso di dirvi che il desiderio del Padre è che Cristo diventi il cuore del mondo, di questo mondo, non di un mondo angelico, non di un mondo che non c'è, non ci potrà mai stare, di questo mondo, Cristo il cuore del mondo. Allora penso, e mi avvio alla conclusione, che se il mio cuore, il vostro cuore, fratelli sofferenti, malati, che ci state seguendo anche questa sera, che magari risentirete questo messaggio di speranza, vorrei che il vostro cuore fosse talmente amalgamato col cuore di Cristo e noi, goccia di un oceano, diventiamo oceano con l'oceano, perché la mia goccia si unisce alla goccia dell'immenso amore di Cristo benedetto, e la potenza di questo amore potrà veramente strappare dalla bontà di Dio la forza e la capacità di rinnovamento. Fratelli. Vi assegno soltanto due parole. Attingete, prendete, buttate il vostro seccio, povero e vuoto, nell'oceano dell'amore di Cristo. Attingete misericordia. Mettetelo dentro di voi. Fatela vostra. Mette in moto le migliori energie della vostra vita e quando verrete dinanzi a questa immagine della sindone, fatelo, attingete, proprio sentite il bisogno, come il bimbo che si attacca al seno di sua madre e succhia il latte materno, di succhiare l'amore grande che il Signore ha per voi. Attingete misericordia. Non fermatevi, perché è comodo attingere misericordia. Signore che mi perdona, Signore che mi abbraccia, Signore che mi vuole bene, Signore che mi aspetta in cielo. Attingete misericordia. Però la parte faticosa è un'altra. E io so quanto è faticoso seguirla quest'altra vicenda. Diventate misericordia di Dio nel mondo di oggi. Sappiate anche voi seppellire nella vostra memoria e nel vostro cuore anche ricordi passati di sofferenza, di incomprensione. E dite: ormai tutto è passato. E su queste ceneri, su queste rovine, nasce una nuova vita. Queste piante secche cominciano a rifiorire. I primi albori della primavera, gli sviluppi della estate avanzata e i frutti che arrivano. Attingete misericordia, donate misericordia. Non siate avari, non siamo avari. Tutti abbiamo da perdonarci. E tutti abbiamo bisogno di abbracciarci. Tostellerino stasera vi abbraccia tutti. Così come siete. E metto le vostre persone nel mio cuore, nella preghiera e nell'affetto sincero e depongo me e quindi insieme con voi nel cuore di Cristo. A te Gesù, Tostellerino dice, Gesù, Gesù mio bene, stampate nel mio cuore le vostre pene, diciamolo insieme, Gesù, Gesù mio bene, stampate nel mio cuore le vostre pene. E fa, o Gesù, che dovunque ci portiamo esprimiamo il tuo amore, ovunque ci portiamo, siamo testimoni del tuo amore,
siamo coloro i quali esprimono il volto di Cristo e cercano di stamparlo anche nel volto madido, stanco, sofferente, rugoso dei nostri fratelli. Stellesino mi dice con tutto il cuore grazie perché stasera siete qui con me. Non so se alla fine della messa avrò la forza che ho in questo momento e ne ringrazio vivamente il Signore. Fino a che il Signore vorrà, vorrei proprio diventare uno strumento della misericordia di Dio come voi. Fratelli, amici, grazie. Ricordate che il mondo sta aspettando ciascuno di voi, ma non da solo, insieme con gli altri. E non solo con gli altri, ma incontrando Gesù. Voi, gli altri, Gesù, uno solo, un cuor solo e un'anima sola. Ora, dinanzi a questa immagine sacra, deponiamo anche le nostre preghiere, le nostre intenzioni e raccogliamo anche le intenzioni di quanti sono uniti a noi, ma anche le intenzioni di quanti vivono indifferenti o addirittura ribelli. La luce è venuta nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Gesù ha detto: questo è il mio corpo offerto per voi. Ti preghiamo, Signore, per chi vive lontano da te e perseguita la Santa Chiesa Cattolica. Continua a elargire la tua pietà, attirando tutti ai piedi della tua croce, e ripeti ancora: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, tu hai detto: fate questo in memoria di me. Tutto il popolo ti ringrazia per il dono dei sacerdoti e ti preghiamo per loro. Elargisci il tuo spirito affinché siano sempre servi, operosi e zelanti del tuo amore gratuito. Dona a tutti la forza di continuare a spezzare la loro vita come pane, a quanti hanno ancora bisogno di credere e sperare nel tuo amore misericordioso. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Gesù, tu hai detto: per le mie piaghe guarirò le piaghe del vostro corpo. Appoggiato alle tue parole, Signore, noi gettiamo le reti e ti preghiamo per tutti gli ammalati nel corpo e nello spirito che si fermeranno a chiedere pietà davanti all'immagine della Sacra Sindone, contemplando il tuo corpo spezzato per amore. Fa sprigionare da ogni piaga una forza di Spirito Santo che guarisce e santifica il tuo popolo che confida e spera in te. Per questo ti preghiamo. Che grande dono, Signore Gesù, è per noi pecorelle di questo vile visualizzare, interiorizzare, pregare e adorare il tuo corpo impresso come testimonianza d'amore offerto su questo telo. Noi crediamo che tu sei l'unico vero Dio e Signore del cielo e della terra. Ti preghiamo, Gesù,
dona a tutti la perseveranza della preghiera costante per poterti sempre dire grazie Signore per il tuo sacrificio, noi ti amiamo, per questo ti preghiamo. Per questa città e per i pellegrini che verranno ad ammirare il corpo di Gesù crocifisso e impresso su questo telo. O Signore, fa che non sia per loro solo una curiosità, aumentagli la fede, ossia che tu sei Gesù veramente flagellato, martoriato e crocifisso, e donagli la grazia della contemplazione e del ringraziamento. Per questo ti preghiamo. Signore, ascolta anche il silenzio della mia bocca, ma i sentimenti e i desideri del mio cuore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Abbiamo ascoltato la toccante ma significativa omelia di Don Stellerino, che ha ribadito l'importanza di essere croce, non solo contemplarla, ma essere croce attraverso questa testimonianza storica che è la Sindone. E apprestiamoci adesso in diretta dalla chiesa di San Pietro in Sant'Antonio a Vasto a continuare a vivere questo momento di grazia e anche un dono grande che ci viene dato, che possa essere veramente il preludio al Natale. A Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo,
fa che uniti a Cristo Gesù, mediatore della nuova alleanza, rinnoviamo nel mistero l'effusione redentrice del suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Benediciamo Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo con il sacrificio del tuo Cristo, consegnato alla morte per noi, ci riconduci al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quell'ultima sera, egli prese il calice
e magnificando la tua misericordia lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito, che vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Bruno, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla tua mensa, raccogli in perfetta unità gli uomini di ogni stirpe, di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli, tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, per godere in eterno la pienezza della pace. Con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Stasera cantare il Padre Nostro ha un significato grande. Il mio cuore nel cuore di Cristo, i nostri cuori profondamente uniti, il mondo diventi cuore vivente di Gesù, consumato a beneficio di tutti quanti i nostri fratelli. Cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli, è il mio augurio sincero. La pace del Signore sia sempre con voi. E l'invito ugualmente sincero, stringendovi la mano e augurandovi la pace, vedete nel fratello tutti i fratelli che stanno sulla terra e la necessità che tutti quanti respiriamo l'amore misericordioso di Gesù, che troviamo espresso anche nelle sagome di questa nostra immagine della sindone. Scambiatevi un segno di pace. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto. Il sangue di Cristo. Per la Santa Comunione due sacerdoti saranno ai piedi della sindone, una ministrante alla fine della nostra chiesa.
Siamo in diretta dalla chiesa di San Pietro in Sant'Antonio in Vasto e insieme stiamo godendo e gioendo per questa concelebrazione eucaristica per la benedizione della quinta coppia fedele della Sindone, che da oggi sarà esposta in venerazione a Vasto e potrà essere visitata in questo cuore della misericordia che racchiude sia una copia fedele del dipinto che si conserva a Cracovia al santuario di Santa Faustina della Divina Misericordia e da oggi una copia fedele della Sindone, che egualmente è un momento di riflessione ma anche offerto a tutti per vivere insieme la passione e resurrezione del Cristo. Oh,
preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Già che ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io abbia a separarmi da te. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Preghiamo, raccogliamo tutte le nostre intenzioni, anche di voi fratelli nel mondo e di quanti non sanno più pregare. Signore, che ci hai nutriti con il pane della vita e il calice della salvezza, fa che il sangue del nostro Salvatore, misticamente fuso in questo memoriale della sua passione, sia per noi sorgente perenne di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, prima di darvi la benedizione, lasciate che Don Stellerino vi esprima intanto la gratitudine più sincera per voi che siete qui presenti e per voi amici che state nelle vostre case, impegnati forse o nel lavoro o nella sofferenza o vivendo una serata particolarmente solitaria. A me corre il dovere stasera di dire grazie a questo amico, forse lo vedete, non lo vedete perché è un po' bassottino, va bene, questo amico che sta qui al mio fianco, è il cavaliere Arnaldo di Lonardo, di origine di Chiauci, vivente in Piemonte, ad Asolo particolarmente, dove ha sede anche la nostra associazione dei cavalieri dell'Ordine della Spada e del Silenzio. Si chiama Arnaldo Lonardo, dategli un applauso perché merito suo per la nostra scelta. Se la nostra Chiesa possiede adesso questa coppia singolare, preziosa della Sindone, è una delle 5 coppie che questa associazione benemerita ha distribuito nel mondo. Ce n'è uno a Chambéry, in Francia, nel luogo dove è stata conservata la Sindone per tanti secoli, dalla famiglia Savoia. Ce n'è un altro in Guatemala, siamo nell'America Latina, ancora un'altra ad Asolo, sede dell'Associazione Benemerita, un'altra ancora, la quarta, a Chiauci, dove lui ha avuto origine e dove sua moglie ha voluto fare dono di questa eccezionale immagine sacra della Sindone. E la quinta è qui, dinanzi ai vostri occhi, merito del cavaliere Arnaldo di Lonardo. Grazie ancora, grazie, grazie. Verrà a trovarci ancora in altre circostanze. È nata tra di noi una intensa amicizia che vorrei conservare. Cavaliere, nel cielo e qui, anche quando sarò lassù, lo Stellerino pregherà per la tua vorrei dire due, solo due parole al aspetta, popolo. Aspetta, un momentino, un momentino.
Fratelli carissimi, voglio innanzitutto ringraziare Don Pietro, il parroco di Chiauci, perché mi ha fatto conoscere Don Stellerino, altrimenti non sarei di sicuro in questo momento. E ripeto, sono veramente felice di avere tanti fratelli come voi e spero in appresso di fare delle cose belle. Ricordiamoci tutti, avete la sorella di questa coppia a Chiauci, è un piccolissimo paese, vi aspettiamo tutti con il cuore aperto. Grazie, grazie a tutti. Mi stanco di dirgli grazie. Sembrava un sogno, vero cavaliere, ed è diventata realtà. Una realtà che ha avuto difficoltà lungo il suo tragitto, ma che grazie a Dio si è concluso ed oggi abbiamo questa meravigliosa immagine della sindone. Vorrei dire grazie in particolare ad una madrina nascosta, umile, modesta nel suo atteggiamento, che porta il cuore spaccato dal dolore e anche preoccupata, quanto mai preoccupata, di quanto le accade intorno. Ho piacere, perché ne ha piacere, di non dirvi il suo nome, ma questa madrina c'è, forse è nascosta tra i nostri banchi, con umiltà. Date anche a lei un applauso. Grazie. Grazie perché mi sapete credere. Sappiate che grazie a Dio nel mondo è più il bene nascosto che il bene che appare. È più il bene che non fa rumore che il bene che fa rumore. Grazie a te, madrina carissima, ti porto nel cuore e con te tutti i problemi personali, familiari e che ti possono angosciare nella vita. Avrei voluto ringraziare tante autorità, ma si vede che i cardinali richiamano la fede poca. Dobbiamo dire una preghiera, la facciamo volentieri stasera, perché le nostre autorità non ci siano soltanto perché c'è chi c'è, ma perché c'è qualcosa che c'è nel cuore per loro, per la loro missione, per la loro fatica e non per le loro poltrone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di ogni grazia, prega per noi. Tu, Gesù, mio bene, santa Madre nel mio cuore e cose del bene. Sono stati gli amici di questo gruppo corale della nostra città del Vasto, guidato da Santo Alfonso. Anche esso è stato studiato stasera, ha fatto la sua missione, ha creato il clima nel nostro ambiente, che in qualche canto vi siete uniti anche voi. Grazie. Grazie. Giovanna Prima D'Annunzio. Sono contento, grazie a tutti il presidente Vincenzo Ritucci perché ci ha offerto questa possibilità. Alla fine della messa, appena conclusa, saranno un segno della loro vita città. Avrebbero voluto anche percorrere le strade di Vasto, ma il tempo proibitivo non lo ha consentito. Verranno in qualche altra circostanza.
Per questo gruppo un saluto. Ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa festa. Siate i primi a visitare questa chiesa, siate i primi a contemplare questa immagine sacra. Insieme col cavaliere Arnaldo abbiamo chiamato la sindone dei poveri per i poveri. Non avrà le grandi percezioni del reino, ma parlerà al cuore ogni fedele che verrà in questa nostra chiesa. A questi amici vorrei mandare un saluto, una benedizione e un'altra.